Ciao, sono la dottoressa Elenia Monopoli ed oggi voglio parlarti di pori e in particolare voglio parlarti di pori dilatati. Cosa sono questi pori? I pori sono dei piccolissimi canali che abbiamo sul volto, quindi sulla pelle, attraverso i quali le nostre ghiandole eliminano sudore e sebo, con lo scopo di mantenere protetta ed idratata la nostra pelle. Molto spesso però i pori diventano dilatati a causa, per esempio, di un uso di cosmetici troppo aggressivi, a causa quindi di una cattiva pulizia del viso, a causa del consumo eccessivo di carboidrati, quindi zuccheri e grassi, oppure per proprio un fenomeno dovuto magari ad un fattore ormonale di produzione eccessiva di sebo. Quindi i pori diventano dilatati. Cosa fare e soprattutto dove agire? Questi pori in genere sono localizzati nella classica zona T, ovvero fronte, naso, mento. Cosa fare quando ci sono questi pori dilatati? Innanzitutto scegliere un cosmetico estremamente delicato, ma soprattutto adatto al proprio tipo di pelle. In secondo luogo, puoi fare delle maschere casalinghe fai da te con l'utilizzo di miele, argilla verde che puoi acquistare direttamente in polvere e aggiungere un mezzo limone spremuto. Tenere la maschera in applicazione per circa 20 minuti, risciacquare il tutto ed eseguire la maschera una volta a settimana. Provaci anche tu, fammi sapere i risultati e ricorda che per ogni quesito puoi scrivere direttamente sotto il video, io ti risponderò presto. Grazie.